la proponiamo una fotocopia. Se ci sono Alberto. I foglietti, oppure la gente se vuole farlo se ne comunicazioni sediali da India, perché parlano il romanico e il sanscrito. Questi qua sono uguali? Questa cosa qua mi ha indotto a fare questa, diciamo, installazione che si chiama Madonna Povertà. Cioè la Madonna che ha occhi e tasche vuol dire che conserva un patrimonio di memoria. Ora, se noi vogliamo cominciare questa presentazione delle opere, perché diciamo che i veri protagonisti sono questi quadri che noi abbiamo scelto, io vedo che lei ha scelto tra le mie scelte. Ah, va bene. Quest'opera si chiama Bacino Magmatico, e per questo bacino magmatico io avrei previsto una musica e un pensiero. Ora facciamo suonare una danza che invece è arcaica. Salto alle opere da me scelte. Questi sono tutti autori che sono stati presentati nelle mostre che hanno preceduto questa. Per far in modo che le persone si interessassero ai quadri, io ho scritto delle poesie. Ho scritto delle poesie in base all'emozione che il quadro mi ha dato. Però avrei potuto. Cioè, in un primo momento l'idea era quella di scrivere la poesia e di attaccarci la foto dell'opera a fianco. Poi ho pensato, non ce l'attacco la foto, in modo che chi viene a guardare il visitatore deve capire la poesia e individuare l'opera di Vivaldi. È uno scherzetto per farvi apprezzare di più sia il quadro, in modo che lo guardate con attenzione, e sia la poesia. La poesia. Per esempio questo qua che parla di un quadro. Ci vuole l'occhiale e ci vuole l'attenzione. Allora, bisogna guardare le foto. Ma è tutto, oppure ogni pensiero? No, amico vulcano, promessa e minaccia, seno materno che nutre e ricatta. Io avrei pensato questo, però qua. Le donne, ecco. Infatti. Ah, in quello là. E questo qua è l'opera di Vulcano. Di D'Alterio. Quattro mostre, per ogni mostra abbiamo scelto tre opere, e di solito appunto l'intento che io, quello che io ho cercato in questi quadri sono state un po' le emozioni che mi riportavano al tempo passato, o rivivevo delle cose, vedevo delle immagini che mi ricordavano episodi fiabeschi o di personaggi fantastici come mutazioni sediatiche, per esempio mi ricordava, mi sembrava una sedia che può fare un viaggio avanti e indietro nel tempo. E poi quello che ho visto, che il fil rouge che unisce questi autori non è soltanto un'impressione del momento, ma è come diceva Mirta appunto, è un universo che è dentro di loro, che li spinge ad esprimersi e a cercare di comunicare con i loro dipinti. La conclusione di tutto questo, io dico che esco arricchita da questo seminario come spirito di osservazione e anche come nella capacità di valutare l'intento, che non sempre coincide con quello nostro.
Ho seguito anch'io questo seminario sulla scelta e la cura, gestito da Montella e Franco Lista, e niente, mi sono reso poi conto andando avanti che la cosa che mi spingeva nella scelta delle opere da esaminare era fondamentalmente dove l'artista si è trovato a che fare con il caos, con le forme, e quindi in che modo è riuscito a governare il caos, in che modo è riuscito a dare un senso alla materia. E alcune delle opere esaminate, gli artisti che sono qui presenti, Giovanni Villapiano, appunto Follia, dove ci saranno sia situazioni materiche, informi, che situazioni di energia che vengono realizzate con colore, a cui però si associa una fascia aerografata completamente contrastante con la scelta delle due materie precedenti. Giovanni Ariano, dove ha realizzato un'opera usando tasselli di compensato, la mia terra, e quindi ha lavorato questo compensato scavando e facendo sorgere come dei livelli delle linee di livello, come le colline coltivate a riso, dove gli strati della materia hanno dato questa forma. Allora, io presento un canovaccio per un possibile esercizio di tassonomia iconografica. Che significa tassonomia? È un termine mutuato, è un procedimento mutuato dalle scienze naturali, che significa una classificazione sistematica, che in questo caso è legata alle immagini che sono qui rappresentate. Dovrebbero dare un'idea di criterio di scelta delle opere che io ho operato in ciascuna delle quattro mostre che sono state presentate. Naturalmente, essendo all'inizio di questo seminario, il criterio è stato più istintivo, percettivo, sulla base delle emozioni che hanno potuto sollecitare queste mostre. Infatti, poi l'ho presentato questo lavoro, questa frequenza al seminario, sotto forma di documentazione cronologica, come una specie di diario delle mostre che sono state qui presentate, e anche di verbale dei seminari che sono stati fatti, perché questo seminario vorrebbe portare alla scelta delle opere che un probabile curatore, nel caso la sottoscritta, dovrebbe operare, e la cura poi nell'assemblare le varie opere scelte, cercando di ritrovare un senso della scelta che è stata operata. Noi abbiamo avuto quattro mostre con quattro curatori diversi: Agnisola per la prima, Paesaggi d'anima, poi Maurizio Vitiello, Fuori dalla crisi, poi Forma e materia, Rosario Pinto, e davanti a noi l'archeologia con Ugo Piscopo. Quattro tipi di curatori diversi. Per esempio, Maurizio Vitiello ha sollecitato i partecipanti, che sono stati appunto 10 come in ciascuna delle mostre, a presentare opere per l'occasione con un formato obbligato 40-40, e ha fatto partecipare artisti che provengono da varie regioni d'Italia. Questa è la prima fase. Poi la seconda fase è averli messo in mostra le opere scelte. Questo è il giustificativo della scelta. Allora, qua c'è stato un divertimento. Non è un comizio, però ho fatto anch'io questo corso per galleristi. Allora, abbiamo scelto delle opere. Poiché io dipingo, faccio ceramiche, eccetera, sono stata
portata sul suggerimento di Liszt a fare degli elaborati colorati artistici dei disegni rispetto alle opere che io avevo scelto. E quindi sono venute fuori dei disegni che poi abbiamo messo intorno ad ogni opera. Vedete, quegli alberi mi hanno ispirato, un cielo, la natura. E invece quel primo lavoro che voi vedete, che ho contornato di quadretti, in effetti è l'opera di uno psichiatra che prende in considerazione dei pazienti, e quindi ho pensato a loro purtroppo essere relegati, e questo lo potrete constatare anche nel catalogo, in cui ho fatto ancora un'altra performance rispetto, non è quello che vedete sul muro, ma è ancora un'altra interpretazione dell'opera dell'artista. Quindi l'abbiamo messa sul muro, Maria Pia Daidone ha lavorato col cartone e io ho lavorato col cartone. La signora Buono ha fatto questa sorta di farfalla su stoffa pesante e io ho elaborato questa specie di ciuffo di femminilità. Qui invece ci sono i fiori di Antonucci, e quindi ho lavorato con dei colori che me lo ricordavano, la Rideau di non mi ricordo bene qual è l'autore, e ho elaborato, e così sono venute fuori anche rispetto a queste opere un po' rudimentali, un po' come se volessero tornare alle origini, sono venute fuori alcune sculture, perché io sono anche ceramista, scultrice, e come se avessi ritrovato la mia fase arcaica, cioè loro avevano fatto queste cose sul cemento, io ho risposto con questa testa informe, senza attributi, se è solo un cranio. E così potete vedere alcune cose che ho rielaborato sul catalogo. Siccome il mio cognome è Ragni, ho pensato poi ora, all'ultimo momento, mi sono consultata con i miei diciamo maestri, e ho potuto allestire questa sorta di ragnatela, che se vi fa piacere ve ne ho lasciato un filo, in modo che ognuno di voi può fare un pezzettino e collaborare a quest'opera. Vi ringrazio per l'attenzione.